Benvenuti a tutti. Pronto? Ecco. Benvenuti a tutti. Se siete qua, immagino che sappiate già chi è il nostro relatore. Quindi non mi dilungherei troppo sulla presentazione, anche perché porterebbe via troppo tempo. A lui facciamo una richiesta importante. Soprattutto considerando la natura bresciana, perché io non sono bresciano, anzi sono sabaudo come lui, e ho imparato che i bresciani sono molto molto bravi a fare. Meno bravi, perché si applicano di meno, a dire quello che fanno. Quindi bisogna migliorare la capacità di sapersi vendere, diciamo. Sono timidi, come noi sabaudi, anche un po' chiusi, e quindi sono più concentrati a far bene che non a raccontarlo. Però c'è un limite nel raccontarlo, perché bisogna evitare di scadere poi nel greenwashing quando si parla di sostenibilità, cioè evitare di millantare. Questo è un'arte, la capacità di saper comunicare, difficile, difficilissima, che oggi chiediamo di aiutarci a capire a un maestro della comunicazione, a cui lascio il palco. Grazie. Grazie. Ma in realtà mi imbarazza piuttosto venire qui a insegnare ai bresciani a vendere, perché vendono un sacco, vorrei essere chiaro, cioè proprio quel problema non sembra esserci, ecco. Può darsi, ma questo mi fido di cosa mi hanno detto, che ci sia un problema di comunicazione, diciamo. E in questo non che noi piemontesi siamo meglio, perché siamo un altro gruppo sociale molto restio, timido, noi siamo timidi, siamo molto riservati. Insomma, non so qual è il problema dei bresciani. Io qui giro e vedo solo meraviglie, penso solo, ma questi sono pazzeschi, per cui mi imbarazza veramente adesso venirvi a insegnare qualcosa, mi chiedo anche cosa. Forse la possiamo mettere giù così, che io qualche principio che ho imparato anche a mie spese nel tempo lo dico molto volentieri. Forse se avete voglia cominciamo a curarci, se uno dei problemi è la timidezza, la curiamo, e voi fate delle domande e io rispondo. Quindi facciamo una parte di lezione, diciamo così, e un'altra parte molto volentieri di dialogo, per capire proprio meglio qual è, per portarci a casa un'ora spesa bene, ok? Quindi guardo e provo in una mezz'oretta, diciamo, a dire qualche cosa, e poi se avete voglia dialoghiamo. Allora, cominciamo da dietro, cioè dalla sostenibilità, ok? Questa è una parola che, secondo voi, quanti anni ha veramente? Cioè, quando è che noi abbiamo incominciato a dire la parola sostenibilità nella vita quotidiana? Cioè, quando è stato il giorno in cui voi per la prima volta avete sentito ecosostenibile o sostenibilità? Provate a azzardare, se non voglio interrogarvi, ma insomma... Quanti? Una decina d'anni, ok? Pochissimo, pochissimo. E adesso vedete il meglio della produttività di una delle zone che è il meglio di un paese, che è comunque nei 7 più ricchi del mondo, che dovendo scegliere una parola sceglie questa. Potete immaginare che razza di rivoluzione è stato. Cosa n'era di questa parola prima? Questa è una domanda che dovete porvi. Prima ho incontrato uno che c'è una caffettiera, espone nel suo stand una caffettiera immane, e lui mi ha detto: ma noi siamo 40 anni che pensiamo al riciclo, adesso finalmente siamo nel giorno giusto, ma noi abbiamo cominciato a guardare. E in realtà c'è molta gente che ha cominciato molti anni fa. Quindi dovete immaginare proprio come una bilancia in cui alcuni cominciano a salire su un piatto quando il piatto è completamente dall'altra. Se io penso agli anni 60, 70, gli anni in cui io sono cresciuto, e penso alla parola sostenibilità, tutto ciò che faceva era un delitto. Cioè, qualsiasi cosa io vivessi era incredibile, ma non solo il fatto che io andassi al mare dentro un'automobile con i finestrini chiusi e mio padre fumava guidando, ma da lì a quello che mangiavo e come lo mangiavo, fino al
il verde, il problema del verde, se penso ai carburanti, qualsiasi cosa, quello che buttavamo via. Era una civiltà molto, molto più povera, lo dico proprio chiaramente, quindi buttavamo via molte meno cose di mio figlio, però certamente se ci fossero venuti a dire che i rifiuti sarebbero diventati un problema, avremmo detto ma va, caga, cioè proprio... E l'idea del riciclo era semplicemente inesistente, sostanzialmente inesistente. Poi a poco abbiamo incominciato a scoprire qua e là delle chiazze in cui qualcuno si occupava di questa cosa. Io all'inizio del 2000 il mio editore è venuto dicendomi si potrebbe fare il libro con carta riciclata. E io dico, va, vediamola. Perché? Perché c'era uno, probabilmente bresciano, perché fate tutto voi, che aveva fatto un brevetto per una carta che aveva dei prezzi sostenibili, ma che era carta riciclata, eccetera. Io mi fanno questa prova, vedo questa carta, che ai tempi era non so, un po' grigina, un po' così, e dico, ma non ci penso neanche, ma figuriamoci. E ho detto proprio no, tanta era la mia sensibilità, no? Perché penso che il libro comunque è un oggetto, una creatura. E... Ho detto, ma facciano con la carta riciclata gli scontrini dei supermercati. Ho detto una frase sprezzante, mi ricordo, no? Cioè neanche una persona che poi alla fine ha studiato, vede mondo, ha il privilegio di incontrare molte persone, vedete come ancora, quello era il 2005, 2006, cioè ancora, non parliamo della mia automobile, cioè quando è che ho cominciato a ridurre i cavalli della mia automobile perché i miei figli mi guardavano come se fossi un assassino? Recentemente. È un progresso, e parlo di me, poi pensate tutti, no? È proprio un progresso. È importante però capire che la sostenibilità è una parola giovane, e questo significa che farne un valore è un gesto che gli umani occidentali hanno fatto da poco, dopo generazioni e generazioni e generazioni di cui non gliene importava praticamente nulla. Essendo giovane, sia la parola sia il valore si muove come un puledro, cioè casca, oscilla, va un po' di là, poi va di là. Cioè noi oggi facciamo un sacco di cose nel nome della sostenibilità, crediamo un sacco di cose, ma sono molto disordinate, andiamo in direzioni diverse, magari spegniamo tutte le luci ma poi saliamo su una macchina che da sola... Cioè siamo all'inizio, quindi che nessuno si faccia un problema perché non capisce. Siamo tutti bambini, anche quello che da 40 anni ricicla alluminio, ma sì, lui sapeva qualcosa dell'alluminio, ma se lo interroghi sul legno oppure sull'inquinamento acustico, probabilmente ti sta ascoltando e sgrana gli occhi. Cioè, abbiamo da imparare tutto e quindi è ovvio che sbagliamo, è ovvio. Però la famosa bilancia, a furia di un omino dopo l'altro che è salito, a un certo punto sono arrivati lì e a un certo punto, clac, 51% si sono messi a credere nella sostenibilità. Da lì, velocissimo, perché tutti quelli che vendono nel mondo stanno a guardare esattamente la gente di cosa ha paura e di cosa ha voglia. E quando si accorgono che finché sono 49 sono di più gli altri, quindi gli altri hanno voglia invece di divertirsi, divertimento. Ma al di là delle proprie convinzioni, chiunque venda sta a vedere la gente dove va. E quando siamo arrivati al 40, già questi hanno incominciato a dire fammi un po' vedere sta roba, 45, 48, 49, e poi si è proprio sentito un clac, e dal 51 al 90% in pochi mesi. Adesso voi non vedete praticamente, no, insomma diciamo che l'80% degli spot di automobili che vedete alla televisione, in una televisione, sono spot che parlano di pianeta, di pulizia, per dire l'automotive, ma insomma ci sono moltissimi. Pensate al cibo, cosa è successo. Quindi, clac, qualcosa è scattato, non si torna indietro, per un bel po' quella sarà la parola d'ordine. Sono cambiati, questo è molto importante, sono cambiati i fatti. Dal giorno in cui era il 49-51, al giorno in cui è fatto 51-49, sono cambiati i fatti. È peggiorato, non so, i cambiamenti climatici, sono cambiati quel martedì? No. CO2, emissioni, sono cambiati quel martedì? No. I numeri sono quelli.
erano gli stessi che c'erano un anno prima, due anni prima, cinque anni prima, guardate. E sono gli umani che quando decidono di adottare una narrazione spostano il mondo. Non sono quasi mai i numeri che spostano il mondo, è la narrazione degli umani che lo sposta. La narrazione nasce anche dai numeri, ma non solamente, se no era 40 anni come quello dell'alluminio che noi facevamo tutti sostenibilità. Invece non è andata così. Perché? Perché la narrazione non era quella. La narrazione collettiva più forte non era quella lì. Adesso noi abbiamo scelto questa narrazione, siamo bambini in tutto questo, vorrei essere chiaro, e cerchiamo di capire con grande velocità. Tutti stiamo andando nella stessa direzione, quello che fa il salame, quello che fa l'automobile, quello che fa l'innesto della macchina, del robot, quello che fa le autostrade, quello che fa i libri, stiamo andando tutti nella stessa direzione. Qui c'è una specie di ripetizione inesausta degli stessi slogan, delle stesse parole d'ordine, no? Ma tutto deve essere sostenibile, qualsiasi cosa deve essere sostenibile, no? E quindi c'è un gran marmellatone, no? Dove è difficile anche spiegarsi, capirsi, ascoltare bene, essere lucidi. Siamo dentro a questa cosa. Chiunque può dirci qualcosa di prezioso su questa cosa, stiamolo ad ascoltare. Qui dentro ce n'è, state ad ascoltare. C'è qualcuno che ha un'intuizione, c'è sempre in una comunità qualcuno che per caso ha un'intuizione migliore della tua. State ad ascoltare, 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 ascoltare. Una cosa che sappiamo, ad esempio, è di fondo, ma è molto importante. La sostenibilità è una parola che ha dato un nome a una qualità che incarna un certo tipo di valore, ok? Oggetto linguistico che definisce una certa qualità che prima non esisteva, ok? Non era valutata, non era registrata, nessuno si sarebbe permesso di misurare la sostenibilità di un hamburger, ok? Mentre invece adesso è una qualità che prima non c'era, prima l'hamburger poteva essere buono, cattivo, poteva essere caro, ma sostenibile, guardate, proprio l'ultimo dei pensieri, invece adesso deve essere sostenibile, vogliamo che sia sostenibile. Quindi c'è una qualità e questa qualità rispecchia una narrazione, un valore, un principio che abbiamo adottato in larga maggioranza. Stiamo parlando dell'Occidente, del mondo. Non stiamo parlando del resto del mondo dove è tutto molto più discusso e discutibile, ma noi, la parte comunque più ricca, abbiamo fatto questa scelta. Dicevo, cosa sappiamo di questi tre elementi, linguistico, di qualità e diciamo di valore? Sappiamo che dentro contengono due istinti umani primari, animaleschi proprio, e antitetici. Uno è la paura. Noi vogliamo essere sostenibili perché non vogliamo che il pianeta muoia. Dopodiché vi ricordo, per farvi vedere come siamo bambini, che noi il pianeta non lo possiamo uccidere. Cioè noi quello che possiamo fare è uccidere gli umani. Cioè un pianeta senza umani sopra. Ma il pianeta, come avete notato durante la pandemia, noi stiamo chiusi in casa, quello si riprende in due settimane. Cioè, c'erano pesci in laguna, c'erano animali mai visti a casa mia in collina che giravano per le strade, davanti al mio garage, cioè... Scordatevi che noi possiamo distruggere il pianeta, guardate. Ma certamente possiamo invece rendere impossibile alla lunga la nostra presenza sul pianeta, nemmeno il nostro dominio del pianeta come attualmente, dominio relativo, ma insomma, no, proprio la nostra presenza. Paura. Cos'è cambiato in fondo negli ultimi 10 anni, che giustamente la signora diceva è l'età della parola sostenibile? Che prima non avevamo paura, mio padre non aveva paura, mio nonno non aveva paura, cioè avevano paura ma di altro. Mio padre aveva paura della guerra nucleare e mio nonno aveva paura, ha fatto 2 guerre mondiali, quindi figuriamoci. Avevano paura di morire per malattie per cui noi non moriamo più, avevano paura di cicli economici micidiali che noi abbiamo ma molto, molto, molto ammorbiditi dal welfare, da una certa cognizione e conoscenza dell'economia. Ma non avevano questa paura.
noi l'abbiamo, ce l'hanno messa, gli umani hanno un talento per la paura, è una delle cose che facciamo meglio, avere paura. C'è partita ed è partita, non c'è più niente da fare, è fortissima, cioè più vai verso i giovani più la trovi. Cioè oggi un ragazzino di 10 anni è cresciuto nella paura che il pianeta diventi un ambiente per lui impossibile. Io mi ci sono adattato a questa paura, più probabilmente ho paure che vengono più da lontano, ma insomma questa l'ho dovuta imparare per strada. Ma un ragazzo di 10 anni, ma anche di 15, sostanzialmente da quando ragiona gli stanno dicendo sta attento, sta attento, sta attento, sta attento. E infatti, simbolo di questo, Greta Thunberg e tutti i ragazzini che scendono per strada per protestare, no, contro quello che i grandi non fanno per salvare la presenza di umani sul pianeta, incarna cosa? La loro chiarissima preoccupazione e la loro chiarissima paura. Se voi però guardate qua, voi vedete una cosa riconoscibilissima che accade tutti i giorni. Noi abbiamo paura di sterminarci, diciamo così, ma simultaneamente abbiamo anche voglia di vivere finalmente in un posto adatto a chi? A noi e al resto del creato. Altro desiderio che non si ricorda in passato. Quindi dentro questa roba che ha 10 anni della sostenibilità, linguaggio, qualità e diciamo valore, noi mettiamo dentro due cose. La paura è quello che vedete qua, cioè la pulizia, il fatto che chiunque, qualsiasi cosa produca, dice ma io veramente però lo faccio con cura, no? Ve lo dico proprio malamente, un'umanità un po' più bella, ecco, ok? Prima passavo davanti allo stand, non so, delle terme di Sirmione, c'era un bel cerchio, c'era della gente che faceva respirazione, pranayama, cose del genere, no? Cioè, io ve lo dico chiaramente, 12 anni fa, in una fiera come questa, 12 che facevano pranayama, arrivavano la Croce Verde e li portava via, cioè, no, pensate quanta strada abbiamo fatto. Invece adesso io passo, poi vado allo stand della Beretta, e questi qua erano lì che respiravano, tutto di legno qui, no? Guarda qui, a vista d'occhio, tutto chiaro, no? E poi il verde, eh? Come mi facevano notare, la luce per quanto è possibile naturale, ok? Allora, noi siamo simultaneamente due tipi di umani. Il primo ha una paura micidiale. E continuano a dirgli mancano 50 anni, mancano 40 anni, mancano 30 anni, mancano... Venezia sepolta dall'acqua, paura, ok? L'altro è una generazione di umani che come finalmente uscita da un incantesimo si dice sì, però adesso io vorrei vivere su questo pianeta in maniera mite, vorrei possibilmente non fare troppi guasti, possibilmente rispettare una certa idea, non so, di equilibrio, ecco. Com'è nato tutto questo? Sia capire com'è nata la paura, sia capire com'è nato questo desiderio, è una delle cose che molti di noi in questo momento stanno cercando di fare. Ma noi, per essere pratici, quel che ci portiamo a casa per adesso è che ci sono sempre le due cose, una nell'altra. Se voi vedete lo spot di un'automobile, prevale il desiderio, no? Se voi vedete un convegno di scienziati, prevale la paura. Okay? Se voi vedete i media, prevale al 100% la paura. I media ormai sono diventati sostanzialmente tutti dei mercanti di paura. Qui c'è uno che vende il caffè, c'è uno che vende le terme, i media vendono paura, non c'è più santo, è quello. E noi sostanzialmente qualsiasi altra cosa vendano, noi non la compriamo, quindi è fatta. Quindi da lì arriva un messaggio di paura enorme. Ma è vero che poi dall'altra ogni singolo umano si sveglia al mattino e lavora anche dall'altra parte.
e in quei ragazzi di Greta Thunberg che venerdì vanno a camminare per le nostre strade, voi vedete un po' di paura e tanto desiderio, tanta voglia, tanta pretesa di un mondo più pulito, un mondo più equilibrato, un mondo più... Non è che ne capiamo molto, perché come ho detto noi siamo bambini, però io dico una cosa che io ho capito e che poi un pochino regola le scelte che faccio nella mia vita di lavoro soprattutto. La sostenibilità per chi hai paura è atroce, e la sostenibilità come desiderio è quello che fa per noi. Come comunicare la sostenibilità? Una cosa ve la posso dire: con una bella luce, non con una brutta luce, come un desiderio, non come una paura, non come un modo di costruire un mondo, non come un modo di salvare il mondo, come un modo di inventare, non come un modo di fermare, smettere di... come un sì, non come un no, ok? Non è solo spegnere la luce, è accendere pezzi del tuo corpo, non è solo smettere di consumare, ma è consumare in un modo migliore. Sono proprio due, no? Due versanti. Quindi prova a dirne una. Comunicare come? Boh, almeno questo è chiaro. Comunicare con una luce chiara, con una luce calda. Comunicare con una luce. Non comunicare un messaggio di tenebre, di oscurità, ma comunicare un messaggio di luce. Naturalmente c'è anche la paura, la preoccupazione è importante, è molto importante, però l'altra cosa che mi sento di dire è che quando una comunità così larga come l'Occidente è così trasversale, cioè i grandi players economici e politici e le persone semplici, gli intellettuali, gli sportivi, quando tutta una comunità si orienta così massicciamente verso una parola come sostenibilità e quello che quella parola dice, non stanno parlando di qualcosa che si può circoscrivere a un singolo ambito della vostra vita e dell'esperienza collettiva, stanno parlando di qualcosa che riguarda l'intera esperienza degli umani. Pensate a un concetto, una parola come libertà, che non è stata sempre di moda, a un certo punto è diventata la narrazione per eccellenza, proprio clac, e il desiderio collettivo è partito in questa direzione, ok? E non abbiamo ancora smesso, sempre parliamo dell'Occidente. Tutte le volte che noi abbiamo cercato di limitare la libertà a un singolo ambito dell'esistenza, abbiamo sbagliato. Tipo libertà economica, ma non libertà di diritti. Magari c'è, ma lì abbiamo sbagliato, non abbiamo prodotto mondo buono nel senso bello, non abbiamo prodotto valore, abbiamo prodotto delle situazioni che potevano funzionare o meno, ma non abbiamo prodotto veramente valore. Libertà di comportamenti sessuali, per dire, ma non libertà d'opinione, no? Allora ce l'ho con, non so. Allora, è per la sostenibilità, quello che capite benissimo è per la libertà. O riguarda tutte le esperienze degli umani, oppure non è nulla. È un piccolo trucco per gestire un piccolo pezzo dell'esistenza. L'idea di sostenibilità in questo momento, diciamo così, posso sbagliarmi, ma io è come se intravedessi come fosse due forze. Una si concentra un po' ciecamente sull'aspetto, diciamo, di difesa del pianeta, quindi dei consumi del CO2, dei cambiamenti climatici, riciclaggio, l'energia, ok? Però ecco, con grande intelligenza, con grande determinazione, ma rimane proprio chiusa lì dentro.
mentre questo, molti grandi player, ad esempio economici, stanno facendo questo gesto, ok? Invece la gente ne sta facendo un altro, sta comprando magari l'auto ibrida, ok? Ci fa un pensierino e simultaneamente, ad esempio, sta pensando con questa storia dello smart working e con altre, e con le storie della pandemia che si accorta di certe cose, si sta pensando che forse la prima cosa che deve essere sostenibile per gli umani, ad esempio, è il lavoro. Facciamo questo esempio, no? È proprio la gente normale, semplice, si chiede: ma il lavoro nella mia vita è sostenibile? C'è sostenibilità nel mio lavoro? E comincia a rendersi conto che fa un'ora per andare a lavorare, poi sta qui in ufficio 4 ore, poi c'è una pausa in cui mangia velocemente, poi torna, che c'ha 15 giorni di ferie, non sta nemmeno tanto a guardare che stipendio ha, ma proprio vede questa vita che durante la pandemia si è incantata per un attimo, e la gente ha scoperto che, tutti noi abbiamo scoperto che, tutto sommato, non dico il giardinaggio, ma insomma, comunque c'erano tante cose che si potevano fare, no? E cosa fa moltissima gente? Sta cercando di rendere sostenibile il proprio rapporto con il lavoro. Scusate se cito una cosa così piccola, apparentemente scema, ma non si trovano più camerieri, e questo è, sapete, no, nel mondo, mondo occidentale, è difficilissimo. Comunque andate, vedete, cercasi camerieri, ma non ci sono più camerieri, chiudono i ristoranti perché ci sono i camerieri, che è considerata una notizia, no, sconfortante. Allora non hanno più voglia di lavorare, il reddito di cittadinanza, insomma, tutto vero, però adesso guardatela serenamente. Dentro c'è anche una cosa molto semplice, cioè che fare il cameriere, allora, o lo trovi proprio in un posto particolare, o è la tua vita, o è un posto che ti rispetta, ma fare il cameriere come quello che adesso manca non è differente che prendere la spazzatura e buttarla tutta mescolata come facevamo noi da piccoli nel primo posto, non è molto differente. Questo, mentre i grandi players politici, economici, non riescono ancora a capirlo, gli umani semplici l'hanno capito, stanno cercando un equilibrio della loro vita, stanno... Dopo la pandemia, non dico tutti, ma molti, chi può permetterselo, chi ha un cognato, una casetta, via dalle città. Un fenomeno che riguarda moltissimi pezzi di Europa e di Stati Uniti. Via dalle città. Cosa stiamo facendo? Perché la gente è tornata a vivere? Perché non in città? Sta cercando un equilibrio sostenibile per se stessa, per i ritmi della propria vita, per quella dei figli. E lì vedete un istinto bellissimo e un'intelligenza diffusa molto alta, che prende il termine di sostenibilità come un termine integrale. Cioè, una volta che ti sei accorto che metti troppo CO2, ti accorgi anche che lavori troppo, che non vedi più la gente, che mangi male, poi lì non si finisce più, che hai un'agenda che fa schifo, cioè guardi gli impegni che hai, dici, ma cos'è, è una vita questa qua, è tutto, no? Che c'è un senso per il denaro malato, che ci sono dei disequilibri, non so, noi parliamo di disequilibri, non so, il verde, il cemento, no? Tutti sensibili a questo. Oh ragazzi, ma c'è un equilibrio fra poveri e ricchi nell'Occidente, al cui confronto l'equilibrio fra cemento e alberi fa ridere, è lì che nasce il disastro, ma quello... No, invece la sostenibilità è un modo di stare al mondo, diciamo, attento all'equità, che prevede anche, ad esempio, il fatto che domani mattina ti svegli e, oltre a fare la differenziata, incominci a pensare come risolvere nel tuo piccolo il problema di una civiltà, di una comunità come la nostra, che ha delle diseguaglianze sociali disastrose. E tutto, si tiene tutto. Dico questo perché... perché c'è qualcosa che riguarda anche la comunicazione. Allora, se tutti comunicano sostenibilità, se tutti lo fanno in un momento molto particolare, cioè
nel cuore della rivoluzione digitale, cioè un mondo, un tavolo da gioco aperto in cui le notizie sono notizie, i messaggi sono molto più leggeri e molto più numerosi. Al mattino, qualsiasi cosa voi volete dire, allora, 30 anni fa, se voi volevate dire una cosa, cioè, partivate a correre insieme ad altri 30, adesso partite a correre insieme ad altri 3.000, sappiatelo. Ancora quando io ero piccolo, in fondo, prendiamo le notizie chi le dava? Non tante persone. Insomma, io sono cresciuto a Torino, c'era un giornale, di chi era? Dell'uomo più ricco della città, che era anche l'uomo più ricco d'Italia al momento. L'alternativa era guardare la televisione, c'era un canale, un TG, che era fatto da chi? Dal partito più forte d'Italia. Fine. Quale fonte altra di notizie io avevo? Scarsissima. Allora capite che per Agnelli, come per la Democrazia Cristiana di allora, beh, insomma, il challenge era relativo, cioè era una forma di dominio muscolare, ok? Partivi al mattino, c'erano 4-5 notizie e tu dovevi arrivare quello più in alto a beccare più gente, però insomma erano 4-5 e bene o male chi era più forte, più ricco arrivava primo, ecco. Stacco. In questo momento tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, puoi avere, ma un video girato con un telefonino e messo nei social ti frega. Proprio puoi spendere tutti i soldi che vuoi, certamente qualcosa ottieni, ma tu parti, insieme a te parte una miriade di persone di cui non vedi neanche la faccia, immensamente più forte o più debole di te, e poi la sera dice: chi è arrivato primo? E il risultato è tutte le volte, e noi che studiamo la comunicazione cerchiamo di capire com'è che partono in 5.000 e ne arriva uno, due, tre, ed è molto difficile, ok. Ma tornando a noi alla sostenibilità, se il problema è comunicare la sostenibilità, noi sappiamo che intanto la situazione di partenza è quella, un tavolo da gioco aperto in cui purtroppo io parto insieme ad altri 5.000. In più non abbiamo capito bene perché vince poi quello lì, nessuno lo sa. Guarda, potete pensare che qualcuno lo sappia, nessuno lo sa, ok? Però qualcosa devo fare, un minimo, cioè mettermi a correre in un certo modo, almeno dirmi: guarda, se parti un po' prima, parti un po' dopo, con le scarpe, senza scarpe, qualcosa bisogna fare. Nel caso della sostenibilità, ad esempio, una piccola cosa ci sembra di averla capita: vincono quelli che hanno un principio, un'idea, un concetto di sostenibilità integrale e non circoscritto. Discorso che dicevo prima. Cioè che hanno più quell'intelligenza della gente semplice, non tanto quella dei grandi players, ok? Per essere proprio semplici, oggi un'industria alimentare che è riuscita a fare uno sforzo per produrre dei prodotti molto più rispettosi del pianeta, ma non riesce veramente a farsi credere se non è un'azienda che ha cambiato nel suo DNA il suo modo di stare al mondo. Cioè basta che l'amministratore delegato dica una cosa che non è in linea con la nostra idea di pianeta e di stare al mondo, che in questo momento si sta affermando, e lui può fare tutta la pasta biologica che vuole, guardate, tutti i sughi con le eccellenze d'Italia, può fare i 4 controlli di qualità, spacciato. Mentre invece là dove tu incontri un prodotto fatto con una grande attenzione alla sostenibilità, prodotto da un'azienda in cui tu intuisci immediatamente che questi si sono posti tutta una serie di problemi: il lavoro dei dipendenti, la sede come è fatta, il rapporto che c'è umano fra quelli che lavorano, il rapporto con la realtà locale, se a Brescia, la provincia di Brescia, i ritmi con cui lavorano, lo stile, il mood, la voce. Quando tu trovi integralmente un mondo di questo tipo, allora tu poi prendi la pasta proprio, tac. Vi faccio il problema della pasta perché è uno di quelli che ho studiato recentemente,
Adesso non faccio nomi, però ci sono enormi produttori di pasta che stavano proprio al centro e praticamente sono la pasta, no? Come ci sono anche altri che sono il dolce, la marmellata, cioè c'era della gente che stava proprio al centro, no? E a un certo punto hanno cominciato a vedersi schizzare dei piccolissimi produttori che però, cioè, andavano a una velocità, cioè, molto più agili, molto più convincenti, si sono improvvisamente sentiti cattivi, vecchi, obsoleti, eccetera. Cosa c'era in questi qua piccoli che i grandi poi hanno colto poi con ritardo? Intanto i piccoli hanno cominciato a fare e a dire delle cose. Non so se è la prima volta che voi avete visto pasta trafilata al bronzo. Cioè, che 15 anni fa non avrebbe venduto perché era trafilata al bronzo. Ma che è? Via. Okay. Nessuno sa, finché a quando non lo studi, nessuno sa cosa vuol dire. Non sa nemmeno se questo porta a cosa, essere più buona, più facile da cuocere, semplicemente più cara, non lo so. Però quando c'era trafilata al bronzo, simultaneamente c'erano un paio di cose, cioè un packaging molto umano, con dei calori caldi, niente plastica, e poi c'era una roba humans, cioè, e poi c'era, non so, c'era dal 1837, no? Poi c'era la firma del vecchio nonno che faceva la pasta, no? Il carretto. Alcuni si sono messi a fare una finestrella dove vedi la pasta. Allora, che necessità c'è di vedere la pasta? Basta la foto sopra, no? No, hanno fatto la finestrella e vedi la pasta. Oh, quando siamo passati al 51%, siamo diventati gente che vuole essere più trasparente. Ma anche non nei nostri, cioè, abbiamo cominciato a fare ristoranti con la cucina a vista, cioè così, cioè tutto si tiene. Allora poi lì ti trovi. Allora, quello piccolo aveva più soldi? No. Aveva più reputazione? No. Aveva più volumi di vendita? No. Aveva più potere contrattuale con la grande distribuzione? No. Eppure, ti svegli al mattino e lo vedi che schizza, no? Schizza vuol dire che comincia a vendere, per quanto tu venda 20 volte lui, ma comincia a rosicchiarti. E il fusillo ormai ti ha avvicinato, col fusillo ti è arrivato anche vicino, ed è uno, perché poi ti gira a sinistra, ce n'è un altro che si è inventato il posto dove c'è il sole, il vento giusto, e fanno lo spaghetto dal 1745, e un altro. E cosa hanno questi? Che anche solo per il fatto di essere piccoli sono più equilibrati, più sostenibili. Quando io ero piccolo, non so, la Ferrero, ma la grande mamma, la Barilla, la grande mamma, le nostre mamme, qualsiasi cosa facesse la Ferrero, mica si stavano a chiedere. Era evidentemente qualcosa che faceva bene ai loro bambini. Ma la Barilla avrebbe mai potuto fare una merendina che faceva male ai loro bambini? Ma mai. Perché erano grandi. Perché erano, diceva, uno così grande potrà mica mettere un veleno nella merendina? Sì, proprio perché è grande. Poi adesso non voglio dire che la Barilla li mettesse, perché non è vero, ma al contrario, adesso noi pensiamo che è quello piccolo che non le mette, quello grande non mi fido mica tanto. Ma quello piccolo, artigianale, quello che, beh, insomma, costa anche un po' di più, vedi, costa di più, infatti, no? Guardate che poi non sono così buoni e cattivi staccati, lo dico perché sia molto chiaro. Adesso qui non c'è nessuno della Barilla, ma io vi conosco. Domani. Arriva domani. Arriva domani, ecco. Cioè, non è che loro siano più cattivi degli altri, cioè, non posso dirlo, io ho studiato anche il problema da vicino. Non si può proprio dire, ma nella narrazione collettiva risultano esserlo. Ecco. E allora questo lo dico perché cosa possiamo imparare? Possiamo imparare che il primo modo per comunicare la nostra attenzione alla sostenibilità, se siamo un'azienda, è essere un'azienda sostenibile. Non fare prodotti sostenibili. Sono processi che possono prendere anche 10 anni, però se volete sapere da un punto di vista strettamente di comunicazione, questa è la cosa che oggi noi sappiamo che premia. Il modello
che ci condiziona in questo sono le grandi start-up, poi diventate immense aziende del digitale, che avevano nel loro DNA esattamente questo. Cioè Google, Apple, queste aziende qui non facevano solo prodotti innovativi, erano aziende innovative. Non facevano solo prodotti divertenti, erano, sono aziende divertenti, sono ormai meno, ma in origine. Io mi ricordo quando ho visto per la prima volta una sede della Google, dovevo costruire la mia scuola a Torino, ho detto andiamo a vedere come hanno fatto loro. Insomma, Google dal logo, dal nome, al tipo di operazione nel motore da ricerca che tu devi fare, insomma, c'è tutta un'idea che se non è divertente o insomma colorato, insomma infantile, non va fatto. Ok, i loro uffici erano così. Adesso mi fanno ridere a pensarci, però io sono entrato e c'erano calciobalilla, flipper, erano anni in cui da noi, adesso si incomincia a fare un po' ovunque, ma c'era una mensa che non era una mensa, era un ristorante cool da bestia proprio, dove tu andavi a mangiare gratuitamente, ma cool, era cool, cioè era già 90% vegetariano, poi c'era per i poveretti un pollo. Ma però avevano già idea che se tu sei di un certo tipo la smetterai di mangiare animali, perché... e loro c'hanno, così come la Apple è integrale, no? Il sistema è integrale, e noi abbiamo imparato, tutto il mondo ha imparato molto da questo modo di fare, e oggi noi sappiamo che esiste questa cosa, che non limitarti a fare prodotti, ma tu devi essere il primo prodotto. Allora se tu sei il tuo primo prodotto, tu sei un messaggio, se no poi ti tocca trovare un messaggio per quello che fai, spiegare che... E questo è il problema della comunicazione, è che spesso noi andiamo da quello della comunicazione quando ormai gli animali sono tutti scappati, e quello può far poco, perché qualsiasi cosa non voglio comunicare parte da molto dietro, molto dietro. Non è che tu fai una cosa, sei una cosa e poi vai da uno bravo e dici beh adesso me la fai mica sembrare una roba, ma senza truffare, o anche solo adesso me la traduci mica in modo che si capisca veramente com'è, no, dipende da com'è. Se è fatta in un modo super efficiente ma senza nessuno storytelling dentro, posso migliorare del 6%, ma non è troppo tardi, gli animali sono già scappati, non c'è più nulla da fare. E ogni mattina quando tu incominci a inventare, che incominci a raccontare storie, non è dopo, non è che tu fai la merendina perfetta e poi vai all'ufficio comunicazione e dici come la chiamiamo? No, parte tutto da molto molto indietro, parte dalla forma che dici ma perché questa forma? Perché sta forma io mi ricordo da bambino, e inizia la storia. Allora quello che fa comunicazione, l'ufficio comunicazione, l'ultimo arriva, è il suo mestiere durissimo, ma ce la può fare, ce la farà. Ma se invece sono due uffici che non si parlano, quello che produce il prodotto e quello che poi gli deve dare un messaggio, un nome, così, cioè quello è un mondo che non esiste più. C'è questa leggenda che mi è sempre piaciuta da matti, non so se sia vero o falso, non lo so, però è un aneddoto che proprio raccontano, che riguarda i Baci Perugina. Quando arrivarono dal grande capo dei Baci Perugina, il reinventore, il padre, perché sono questi grandissimi italiani, e arrivarono con questo cioccolatino che tutti conoscete, il cioccolatino era ben studiato, e il nome ufficiale con cui arrivarono era Pugnetto. Perché? E questo, sai, proprio quella razza di italiani lì, no? Proprio ce lo mangia, questa è la leggenda. E poi dice, buono, però non si può chiamare pugno, pugnetto, chiamiamolo bacio semmai. Baci Perugina, andato. Era ancora un mondo così, cioè che tu potevi arrivare dopo, quelli pensavano a fare bene il prodotto, e dopodiché c'era uno che diceva ma chiamiamolo Nutella, dai, boh. Ma non è più così, è dannatamente cambiato tutto. E quindi, se posso dire un'altra cosa che credo vagamente sia vera,
alla fine tu comunichi sostenibilità se puoi comunicare una sostenibilità integrale, se no è dura per tutti, dopo è troppo tardi, solo un pezzo non basta. Quando invece sei completamente costruito intorno a quell'idea lì, beh, il materiale è buono e si può andare anche molto lontano. Allora, vi ho dato due o tre cose proprio di fondo, ok? Paura, desiderio, quello importante, sostenibilità integrale, non come... e quindi come racconto che parte dal primo momento, da come sei, non da quello che fai. I racconti partono da quello che tu sei, ok? Dopodiché, come dico, venire a fare lezione qua è imbarazzante, perché qui è tutta gente che ha un successo mostruoso, quindi... se non sono tutti il 95% qui, insomma, però io faccio difficoltà a capire cosa c'è nelle vostre menti nella... e quindi se non siamo timidi come i bresciani, c'è un microfono, no? Credo di sì. Se mi aiutate a rendere utile questa oretta passata insieme, facciamo, se no vi parlo un po' d'altro. No, se no vado avanti, ma insomma. Chi non ha le palle per fare domande non capirà mai le risposte. Questa è una regola che c'è nella mia scuola. Questo giallo blu, grazie. Tutti e due? No, questo giallo blu. Sì, buonasera. Intanto sfatiamo il mito che i bresciani sono timidi. Non mi risulta. Quindi, fantastico. Caro Alessandro, vai tranquillo. Benissimo. Detto questo, io ti ho ascoltato attentamente. Naturalmente su un'ora riesco, considerato che sono vecchio, a recepire circa un 30-40% di quello che dici. Però volevo sottolineare un aspetto. Tu hai parlato solo della civiltà occidentale. Allora, la civiltà occidentale è come l'impero romano, è alla fine. 50 anni, 100 anni, ma noi non conteremo più niente. Quindi la tua sostenibilità deve tener conto di qualche miliardo di cinesi, un miliardino di africani, che non gli interessa niente della sostenibilità. Noi consumiamo l'80%, ma rappresentiamo il 20%. Quando il cinese o l'africano il mattino vuole accendere la macchina, farà tanti di quei danni che noi saremo assolutamente insignificanti. Questo è non una luce negativa, ma è realistica. Purtroppo, noi possiamo cambiare, ci impegniamo, lo facciamo, ma siamo alla fine della nostra era. Noi adottiamo cani, gatti, non facciamo più figli. È più facile adottare un cane che fare un figlio. Il cane lo abbandoni in autostrada, il figlio è un po' più difficile. Beh, dico, per dire che non abbiamo più voglia di soffrire. C'è gente che per arrivare qua muore, ma lo fa perché dall'altra parte non ha niente. Con questo dobbiamo confrontarci. Quindi... tutto questo splendido ambiente non funziona se non tiene conto del resto del mondo. Quindi noi umani saremo probabilmente destinati a scomparire, non lo so, il pianeta rimarrà, ma dove è arrivato l'uomo ha distrutto tutto. Grazie. È un po' negativa, ma è realista. Ma vediamo di fare uso di questa osservazione. Posso darti due risposte, una poetica e una storica. La poetica è la famosa fiaba africana in cui esplode un incendio, scoppia un incendio nella foresta, tutti scappano e gli elefanti scappando vedono un colibrì che in senso opposto va verso il bosco, verso la foresta, con una goccia d'acqua nel e gli dicono: ma cosa stai facendo? E lui dice: la mia parte. Questa è la risposta poetica, ma ti do una risposta invece più pragmatica, che qui nel bresciano sarà più gradita. Ma i bresciani sono anche poeti, ma dico.
È presumibile che effettivamente noi occidentali abbiamo, diciamo un po', siamo in scadenza, ok? Tutti gli indici ci indicano in grande decadenza, insomma ci conquisteranno, te, ok. Ma quando i romani, noi, conquistarono la Grecia, non fecero quasi nessun problema. Cioè non fecero fatica, ok? Identica cosa quando conquistarono l'Egitto, non fecero una grande fatica, erano civiltà pazzesche, pazzesche. E quello che sono i romani non è spiegabile senza il patrimonio mentale, intellettuale, tecnico che loro presero dai popoli conquistati. Cosa ci ha insegnato questo? Che quando una comunità di umani, magari circoscritta, è destinata poi a perdere, però costruisce qualcosa di valore, questo non sparisce quando sparisce questa comunità. Tu pensa il diritto romano. Allora, il diritto romano, poi sono arrivati i barbari, boh, tutto caduta dell'impero romano, ma il diritto romano, noi lo studiamo ancora e lo applichiamo. In qualche maniera noi, in questa grande operazione collettiva, noi stiamo facendo, per il mondo che anche in questo momento non se ne occupa, facciamo l'elaborazione di una sorta di diritto romano, cioè tiriamo su un sistema di regole mentali, di scelte, di giudizi e pregiudizi che alla fine rappresenteranno una cosa molto compatta. E che noi dobbiamo credere, ma non perché siamo poeti, perché siamo pragmatici, noi dobbiamo credere che noi costruiremo una cosa così solida che sarà alla lunga impossibile per gli umani tutti non prenderne atto e in qualche modo non vivere regolati da quello che noi stiamo mettendo sul tavolo. Per questo penso che tutto questo in realtà stia lavorando qui all'interno della civiltà occidentale, ma per una comunità molto più ampia. Noi ad esempio in Europa stiamo facendo, in Europa, non negli Stati Uniti, stiamo facendo un lavoro analogo sull'idea di pace e guerra. È un lavoro utopista. Cioè noi siamo quelli che passiamo il confine tra la Francia e la Germania senza documento, ok? L'Europa è quella roba lì. Si sono ammazzati per secoli. Adesso tu su quel confine su cui sono morti a milionate con delle crudeltà senza senso, passi senza il documento. Noi siamo quelli lì. Già gli Stati Uniti non sono così. Dalle altre parti, come vediamo nell'attualità, non sono così. Siamo dei pazzi? No, stiamo costruendo un sistema. Prima o poi l'Europa è sempre più debole, ma siamo un laboratorio pazzesco. Tutto il mondo guarda noi per l'estetica, la bellezza, la storia, la memoria. Tutto il mondo guarda noi, mandano i loro figli a studiare da ogni parte, hanno due soldi per farli studiare, li mandano a studiare da noi. Cioè siamo la Grecia ai tempi dell'impero romano, non so come dire. E questo noi dobbiamo essere convinti e dobbiamo tenere con noi questa forza. Insieme al tuo realismo, però ci vuole anche questa forma di realismo. Ecco, io invece appartengo alla categoria dei timidi, quindi ecco, riequilibriamo. Bravo. Però la domanda la faccio lo stesso. Più che la domanda, una piccola considerazione sul discorso che hai fatto, soprattutto nella parte introduttiva. E cioè, quando ci hai detto che, se ho capito bene ovviamente, che la sensibilità o al limite soltanto la paura ormai coinvolge il 51% di almeno di questo pezzo di pianeta. Io francamente ho qualche perplessità su questo dato. Secondo me non ci arriviamo, ma non ci arriviamo di molto. Il mio campo di osservazione è limitatissimo, lo dico subito. Però da quello che vedo in giro non mi sembra. Se
Se, per esempio, faccio un esempio, qui a Brescia ci sono i cassonetti dell'immondizia con, che si aprono con il badge e quindi sono, sono devi appunto azionarli tramite questo dispositivo. Tutte le mattine sotto il cassonetto ci sono dei mucchietti di immondizia che molte persone lasciano lì senza utilizzare questo sistema. Questo è un esempio. Un altro esempio che posso fare, può capitare di sfogliare un giornale e magari diciamo, gli autori di questo giornale saranno una minoranza, io non lo so questo, però può capitare che le persone sensibili, le persone che si pongono il problema dell'ecosostenibilità, eccetera, sono definiti i cretini con la G. E questo, questo modo di vedere, secondo me, è piuttosto diffuso, è preoccupantemente diffuso. Non so se siete d'accordo. No, è diffuso perché rimaniamo una comunità enorme dove ci sono molti pareri. Alle volte si consolidano anche su grossi numeri. Se pensi al trumpismo negli Stati Uniti, è stato, il Trump ha un po' sdoganato per un certo numero di anni un atteggiamento un po' di sprezzo rispetto a questi problemi, no? E quindi figurati se non c'è un'altra parte. Però, ecco, io credo che non si debba giudicare dai piccoli singoli episodi, tipo appunto dal comportamento del tuo vicino di casa, eccetera. Non so, per me una cosa che dà il segno è tutta la pubblicità e tutto il packaging dei prodotti e il messaggio dei prodotti. Quando tu incominci a trovare qualcosa che c'entra con la sostenibilità, veramente nel 70-80% dei messaggi pubblicitari che tu incroci, quelli sono soldi, quelli sono molto soldi. Quello evidentemente non nasce dal nulla, quello nasce dal fatto che poi magari il sacchetto lo mette lì, ma quello che mette il sacchetto lì, però poi vuol mangiare pulito, vuole essere sicuro che non c'è l'olio di palma, per dire. Sono così. E quando vedi quell'inerzia lì così grossa, la pubblicità non solo va incontro ai bisogni della gente, ma li produce. E la pubblicità oggi produce a un ritmo. Se metti anche solo l'azione combinata della paura dei media e del desiderio del, che ti danno invece tutte le pubblicità, gran parte delle pubblicità, quella è una spinta tale per cui, dopodiché appunto, come ti dicevo, siamo giovani, siamo dei puledri, per cui poi magari non facciamo la differenziata ma compriamo l'auto ibrida, cioè siamo un po' nel casino. Però posso sbagliarmi, ma io vedo proprio un'inerzia che è proprio partita molto forte in quella direzione lì. Sì. Se non altro in Europa e in grandi parti degli Stati Uniti. Buonasera, la mia è più che una domanda, io le chiedevo una sua riflessione, un suo approfondimento relativo alla comunicazione intesa come condivisione e divulgazione. Per esempio prima abbiamo fatto riferimento alla Barilla e le dico che è tanti anni che la Barilla tramite la Fondazione Barilla fa questo convegno dove parlano di sostenibilità, di green, di etica e di piramide rovesciata, per cui anche una sostenibilità in un'ottica integrata, come dicevamo prima. Eppure questa cosa veniva fatta ad alti livelli, per cui poco conosciuta. Altrettanto abbiamo detto che siamo in tanti, comunichiamo in 5 milioni, non più in 5, quindi come arrivare a un dunque affinché la comunicazione diventi sempre più condivisione reale, divulgazione? Beh, l'esempio è buono, nel senso che loro, come molti altri, facevano delle cose in quella direzione, ma non c'era la cultura diffusa che quello potesse partecipare al messaggio, diciamo, della comunicazione. Cioè, contava farlo, ma poi dovevi comunicare, in quel caso, che la pasta era fatta in quel modo, che c'era. E a un certo punto è scattato e quindi tutti si sono messi a comunicare integralmente e poi anche a modificare il loro modo di fare azienda, proprio tutti. Loro sono particolarmente, secondo me, svegli, intelligenti e saggi, hanno un immenso impero, ci stanno lavorando bene
sono più grossi, quindi ti sposti con un pochino più lentezza di altri, diciamo. Però quella è una cultura che ormai io trovo che è diventata abbastanza diffusa, cioè ormai si fanno e si comunica molto meglio che anni fa, cioè la chiusura sul prodotto, solo quello ormai è superata. Dopodiché il problema è poi che devi riuscire a comunicare cose anche piuttosto complesse. Io lì ho sempre solo una risposta: fidatevi di quelli che hanno tra i 28 e i 32 anni, ma sempre, cioè in qualsiasi momento, sempre lì in mezzo. C'è niente da fare, cioè questo qua è un gioco che può essere intelligente quel che vuoi, però insomma alla fine è un gioco di cui tu hai basato su delle percezioni che secondo me si hanno superato una certa età e prima di un'altra, in cui sei particolarmente ricettivo, e in questo caso qui si incomincia a parlare di gente che sono nati in questo gioco. Per cui non voglio dire che adesso bisogna mettere l'ufficio comunicazione in mano di uno di 28 anni, ma che debba essere pieno di gente di 28 anni, questo sì. Dopodiché poi certamente uno può averne anche 40, 45, ma 60, ci sono dei geni in giro, per carità, questo no. Però diciamo proprio il lavoro, bisogna arrendersi all'idea che niente, questi sono gli unici veri traduttori possibili di quello che sta accadendo in messaggio, ecco. Cioè loro hanno la lingua, ok? Altri lo possono imparare sta lingua, ma loro ce l'hanno sta lingua. E in più il mondo digitale tende anche lì a divaricare, cioè quello sveglio diventa molto sveglio, quello un po' pigro diventa molto pigro, e quindi questi qua quando li becchi svegli non sono svegli, sono sveglissimi e hanno una velocità. Oggi uno dei segreti, ma sicuramente lo sai anche tu, lo sanno un sacco, è che una convinzione in una materia come quella può durare, non so, un mesetto, poi c'è un altro vento che porta via, no? Quindi la velocità è questa qui, chi ce l'ha questa velocità se non chi c'è nato dentro e ha buttato un sacco di tempo della sua vita in videogame? Ce l'hanno solo loro. Poi per carità, qualcuno che abbia un po' una visione dall'alto, qualcuno che abbia molta più esperienza, ci vuole sempre, però io credo che scegliere i giovani, veramente giovani, no? La nostra azienda è tutta giovane, hanno tutti 45 anni, un attimo, sì, per carità, sono tutti giovanissimi, anch'io lo sono, però giovani davvero giovani, cioè sotto i 30 anni, credo che sia la prima cosa che devi fare in questo momento, trucco da applicare subito. Adesso va, sì. Buonasera a tutti. Faccio una domanda. Allora, stanno tanto spingendo il green. Premetto che io lavoro per un'azienda multinazionale che sta spingendo molto nella direzione del green, della sostenibilità e tutto. Però continuano a proporci in televisione, nelle pubblicità, le auto elettriche, le hybrid, ma soprattutto per le elettriche, e ci dicono di fare degli impianti fotovoltaici, così, però dopo c'è sempre una questione, presumo, politica o di interessi, e la domanda è quando cesserà questa cosa in cui comprare un'auto elettrica costa tanto. Non siamo ancora attrezzati per caricarci le macchine elettriche. Ci dicono fatti un impianto fotovoltaico, però quando poi vai a vedere nella tua zona, no, però ti dicono abbiamo spinto tanto l'induzione. Allora, quando, la domanda è quando e se sarà possibile che gli interessi economici non prevarranno sempre su quello che invece dovrebbe portarci allo sviluppo del green. Io la comprerei una macchina elettrica, però i costi sono ancora elevati. Di farmi un impianto con la colonnina
magari da un fotovoltaico, ancora sembra che nella mia zona non si possa fare. Smaltire le batterie delle macchine elettriche è ancora una cosa a cui secondo me l'Italia non è pronta. In più, quello che sto capendo io, al di là del fatto che magari i media possano metterti la paura, giustamente lei ha detto, però dico, si arriverà mai veramente a superare quelli che sono gli interessi economici che ci sono sempre dietro? Questa è un'osservazione molto intelligente, va registrata. Dietro c'è un atteggiamento che noi conosciamo, cioè i grandi players economici hanno adottato la sostenibilità come un sistema di profitto, non tanto come un valore a cui si sono convertiti. Hanno proprio intuito che da quella parte si guadagnerà nei prossimi anni. Non c'è una vocazione vera, ok? Mentre nelle scelte individuali, la persona che sceglie lo smart work oppure dice no, ma sai che c'è, io adesso lavoro solo part time, ci può anche stare che allora ho meno soldi. Cioè nelle scelte individuali gli umani sono meno complicate di quelle collettive naturalmente, però hanno un rapporto più sano, diciamo, su questo tema qua. Mentre invece sostanzialmente sì, continua a essere una faccenda, cioè pianeta salvo ma guadagno uguale, ecco, riassunto è un po' quello. 1, 2, 3, 10, 20, 50, no? E quant'è invece che dicono no, beh adesso, che sarebbe anche un modo di riequilibrare un'altra non sostenibilità che è quella sociale, quella economica, no? Cioè quando è che smontiamo sto mito, sto dio del profitto e proviamo a vedere come sta facendo la gente normale a rimettere i pezzi in maniera più equilibrata. Questo noi lo paghiamo. Dopodiché la fiducia che hanno tutti questi players è anche molto pragmatica e legittima, cioè che è sempre una faccenda di scala, cioè quando compreremo tutti le macchine ibride ci sarà il modo di, cioè è sempre andata così, cioè alla fine costerà sempre di meno, più la gente le compra più costerà di meno, è andata sempre così e quindi su molte linee di prodotto in questo momento la politica è quella lì. Cioè quando finalmente si convinceranno costerà meno, è così. Una domanda da parte di colui che ha voluto questo evento fortemente, che rappresenta in quanto presidente della Camera di Commercio anche questi interessi. Prego. Grazie, buongiorno, grazie per la sua presenza che aspettavamo con grande ansia, credo che la partecipazione lo dimostri. Il suo intervento fa parte di una strategia di comunicazione che Futura Expo ha messo in campo, che prevede la partecipazione di Jeffrey Sachs ieri, che ci ha parlato del perché è necessario pensare alla sostenibilità e praticare la sostenibilità. Domani Paolini ci dirà che per farla ci vuole coraggio e lei oggi ci ha detto comunque il pensiero dell'organizzazione nell'invitarla era che lei ci aiutasse a capire come comunicarla, perché dopo aver capito che bisogna praticarla, che ci vuole del coraggio, bisogna anche avere la capacità di comunicarla. Lei sta tenendo il suo speech in un territorio che è estremamente gratificato dal fare ma che non sa comunicare. Io arrivo ad esagerare dicendo che si compiace di non comunicare, si compiace del suo understatement, proprio perché il fare è talmente gratificante che il comunicare è un qualche cosa di un di più che quasi disturba. Ma io non credo che questo sia l'atteggiamento con cui imprese impegnate in una transizione così complessa come quella che stiamo attraversando non debbano comunicare, anzi io credo che le aziende debbano parlare di più del loro impegno, della loro responsabilità e debbano parlare di più con la gente. La gente deve conoscere come un'azienda realizza i suoi obiettivi e prendo spunto anche dall'intervento della signora prima, dalla sua risposta.
Certo che un'azienda deve avere il profitto come obiettivo, adesso si potrebbe aprire un tema enorme. Abbiamo tenuto un convegno ieri sulle società benefit. Le società benefit sono società che decidono di cambiare il proprio statuto mettendo degli obiettivi aziendali che non sono più solo il profitto, ma sono anche il valore che riescono a trasferire al territorio. Lo stanno facendo in tante aziende. Credo anche, appunto, è banale dirlo, ma insomma l'atteggiamento speculativo delle aziende è indispensabile, perché altrimenti non realizzano gli obiettivi per cui vivono, che sono comunque quelli di svilupparsi. Se è vero che noi non possiamo immaginare una crescita infinita, e questo, diciamo, è chiarissimo, questa eredità del secolo scorso sta venendo chiarissimamente in evidenza, è altrettanto vero che non possiamo svilupparci senza il rispetto delle regole dell'economia. E ricordo a tutti che sostenibilità in fondo è rispetto, rispetto dell'ambiente, rispetto dell'uomo e rispetto dell'economia e delle sue regole, senza le quali, senza il rispetto delle quali i sistemi economici non vivrebbero. Grazie. Condivido, ma non perché sono qua e in fondo sono suo ospite, ma condivido pienamente, soprattutto il punto che le aziende devono parlare alla gente. Questo è diventato, forse una volta non era così, ma certamente adesso è così. Il famoso mettere la finestrella che guardi la pasta o la cucina vista, ecco, questo riguarda concettualmente anche molto. Dopodiché, sì, nel mondo. Io ho fatto anche nella mia vita ho avuto la fortuna di fare un'esperienza imprenditoriale molto piccola rispetto a quello, ovviamente, però la scuola che ho fondato insieme ad altri, che adesso è ancora lì dopo 30 anni, è un'impresa privata, e quindi mi sono tolto molti pregiudizi su profitto, consigli di amministrazione, ammortamento, cioè, occupazione. Sono anche socio di due grandi imprenditori e di un grande manager, quindi insomma ho visto molto da vicino. Forse questo mi ha aiutato un pochino più a capire le cose. E cerco di spiegare a mio figlio, che mi contesta abbastanza, che alla fine la salute di un'azienda che produce qualsiasi cosa produca è prima economica e poi tutto il resto. Perché per noi, per esempio, proprio la salute economica significa libertà, significa indipendenza, significa possibilità di pensare, di inventare, eccetera. Quindi lo so bene. Dopodiché sono convinto che, come dimostrano le aziende benefit, ci siano margini grossi di miglioramento della cultura aziendale e imprenditoriale. Proprio margini grandi, che senza minimamente intaccare il principio che il primo modo di esistere per un'azienda è fare profitto. E su questo io non ho dubbi. Se no sei una onlus, un'altra roba. Se no sei un'associazione di gente simpatica, un'altra roba. Detto questo, è evidente a tutti noi, credo, che in Occidente, in Europa, negli Stati Uniti ci sono dei margini davvero grossi per reimpostare in maniera più sostenibile questo equilibrio. Ecco, grazie. Io mi aggancio a quest'ultimo intervento per fare una domanda, per chiedere un trucco, qualcosa proprio sulla capacità di comunicare. Lavorando da molti anni con le aziende, ho notato che a volte però la comunicazione o la mancanza di comunicazione diventa un alibi, a parte che della capacità di comunicare si parla da millenni, no? Quindi è un tormentone sempre vero. Rispetto alla sostenibilità è sicuramente molto interessante, ma rischia di essere un fenomeno di moda più che una rivoluzione culturale. C'è anche tanto greenwashing, quindi fare la differenza, soprattutto in questi contesti, è importante, no? Capire come fare a farla. Ora però, siccome siamo tutti esseri abitudinari e quindi diventa difficile a volte cambiare o acquisire la consapevolezza sui fenomeni che sono il reale problema e imputiamo tutto alla comunicazione, c'è un trucco, qualcosa per riuscire, perché... Faccio un esempio, diciamo che dobbiamo includere di più le donne, però per le elezioni politiche le donne sono la maggioranza dell'elettorato attivo, ma le donne non votano le donne, no?
Quindi per superare questi fenomeni culturali in cui anche le aziende sono toccate dalla difficoltà di fare riferimento alle persone tra i 28 e i 32 anni, perché il passaggio generazionale è un tema comunque molto sentito. Nelle nostre accademie abbiamo gli ordinari più anziani forse di tutta Europa, fuori in Europa si diventa ordinari a 27-28 anni, cosa per noi impensabile, perché per diventare ordinario devi prima fare tutta la tua gavetta e tutti i tuoi step. Quindi tutto questo poi confluisce nella capacità di comunicare, comunicare in maniera trasparente, comunicare in maniera etica, no? Ma siamo come in un loop che ripropone sempre gli stessi problemi. C'è un modo pratico per imparare a comunicare efficacemente, per fare veramente un salto logico e un vero cambiamento? Beh, se lo conoscessi tanto sarei miliardario, perché altro che profitti lì. Ma no, quello che noi, guarda, non c'è nessuno che lo sa. Quello che possiamo fare è capire il tipo di partita che stiamo giocando. Voilà. Allora, quello, in questo momento quello che puoi fare è capire che ci sono alcuni pezzi, grandi pezzi, la paura, il desiderio, questo è importante. Che la scacchiera c'ha una forma che non è quella che aveva quando hai cominciato a giocare, e se guardi bene ogni volta che fai una mossa non cambia la partita, cambia la scacchiera, porca miseria, si allarga, si restringe, compaiono delle caselle rosse, dici ma come? E che gli unici che possono giocare quel gioco sono molto giovani, ripeto questo trucco, ma non c'è niente da fare. Per cui, come peraltro in questo momento, a ogni livello, più è flessibile la tua struttura, più è modificabile, più la metamorfosi è possibile in quello che fai, più tu hai possibilità di fare la mossa giusta. Più sei lento, più sei marmoreo, più sei muscolarmente un po' incrocchiato, più farai fatica. Una domanda la vorrei fare io. Prima hai parlato dell'attività poieutica della comunicazione, cioè della capacità di saper creare dei bisogni. E allora a un maestro della comunicazione però io faccio una domanda. E quindi in tutta questa scacchiera, in questo gioco, qual è il ruolo della comunicazione? Se è in grado di creare i bisogni, di pilotare anche i bisogni, allora il suo ruolo è particolarmente importante e delicato. E quindi quali sono i limiti? No, quello che io penso è che la comunicazione da sola non può fare nulla, ok? Se tu riesci a fare, no, se tu riesci a far lavorare insieme chi produce, chi inventa il prodotto e chi sa di comunicazione, ma fin dal primo minuto ti porti in vantaggio. Se hai uno che fa le due cose simultaneamente, sei molto in vantaggio. Cioè c'è uno che inventa già col racconto dentro. Il tipico caso, per capirlo tutti, è Steve Jobs. E quello lì, niente. Lui non c'aveva bisogno. Cioè, mettere poi Think Different sulla sua pubblicità, guardate, alla fine era l'ultima delle cose. Era già tutto pronto. Perché il prodotto suo è pieno di racconto sempre, sempre, sempre. Dopodiché poi, certo, tu vedi come lui la racconta, c'è un certo modo, però di fatto quello che quelli lì ci hanno insegnato per sempre è che la comunicazione nasce prima ancora del prodotto, nasce proprio nella mente, cioè prima ancora che loro muovano le mani. Se tu li fermi in quel momento e dici cosa hai in mente, e lui ti fa un racconto. Non intendo risolvere il problema del far spedire un audio, no. Lui ti dice stavo pensando mandare una canzone alla mia fidanzata che la riceve immediatamente. Lui così te la diceva. Quello è il tipo di intelligenza che infatti è molto più estesa fra quelli molto giovani. E allora lì proprio pensare in termini di produzione, marketing, comunicazione è qualcosa che oggi mostra il fianco. Cioè non, guarda, ti faccio un esempio minimo. Oggi su questo io non ho dubbi. Io ho fatto pubblicità quando avevo
20-30 anni e c'era la coppia creativa, copy art. Su questo esempio è un piccolo dettaglio, ma per farvi capire, in questo momento o tu hai un copy art o quello che sta al tavolo stai pagando due stipendi inutilmente, perché c'è quell'animale lì, c'è ed è quello giusto. E se io penso a me che facevo il copy e c'era un art, penso alla preistoria, penso a due trogloditi, penso a due che ti chiedi: ma come mai uno che è in grado di fare l'arte non è in grado di scrivere? Ma uno che scrive, cioè come le barzette dei carabinieri, eppure erano gli anni Ottanta, cioè insomma è strano. Però per dirti, no? Ecco, in scala più grande questa roba qui della produzione, diciamo ideazione del prodotto, marketing e comunicazione, mi sembra una cosa molto, molto vecchia per il tipo di partita che dobbiamo giocare. Non siete affatto timidi, aveva ragione lui. Abbiamo 5 minuti ancora. Non so, è aperto, vero? Sì. Allora, domande brevi. Domanda breve, riprendo le tue parole. Non devi pensare di fare prodotti sostenibili, devi essere un'azienda sostenibile. Tu sei il prodotto. Ma allora anche il fare dei bresciani di cui abbiamo parlato è la cosa più comunicabile, perché è il prodotto, il fare, è reale, è tangibile, è anche il vostro orgoglio. Ma nei bresciani, e io non lo sono, sono un fiorentino che abita a Brescia perché lavoro dove si lavora, c'è un limite, ma che è quello di tutta la nostra Italia, 6 milioni di piccole microimprese. E invece tu, come tutti noi, parliamo di macroimprese, di imprese di livello mondiale. Quando hai 6.000 dipendenti, il problema della comunicazione all'interno di un'impresa e quindi anche all'esterno è lampante. Quando hai 10 persone, quando ne hai 5, ti sembra che comunicare all'interno della tua azienda, far condividere, partecipare non sia un bisogno? E invece questo è il grande limite. Prendo lo spunto da due parole che ho sentito sempre in questo convegno in un altro consesso. E per me perdonatemi, e per me sono la chiave da sempre di tutto. Alcuni obiettivi aziendali nascono, e parlo di innovazione, dalla libertà dei dipendenti di farsi le domande che sentono prioritarie. Grazie. Sottoscrivo e ringrazio e registro. Vorrei aggiungere una piccola cosa, perché appunto io i bresciani non li conosco. Conosco i piemontesi che dicono di sé la stessa cosa, cioè noi facciamo ma non parliamo di quello che facciamo. Allora, i bresciani non mi permetto di giudicare, ma i piemontesi lo so perché poi parlano poco di quello che fanno. Perché mancano di umiltà, cioè noi ci manca un po' di umiltà, perché sotteso c'è il discorso: non ho bisogno di parlare, faccio talmente bene che sarà mica adesso il caso che mi devo mettere lì a spiegare. Da noi è molto così, i piemontesi sono timidi ma molto fieri, diciamo. E in generale quando io vedo che c'è un privilegio del fare, no? Rispetto al parlare, l'entrare in contatto col mondo, vedo anche sempre un po' una forma, insomma, altezzosa di sicurezza di sé o di che forse non è il caso di avere, ecco, in generale. Per cui mi verrebbe da dire che c'è anche proprio un piccolo difetto di umiltà in quelli che prediligono troppo il fare rispetto al dire. Thank you.
Prego. La mia domanda è brevissima, così può rispondere magari anche alla sua. Siamo tutte e due. Tornando al tema della narrazione, quale parola potrebbe diventare la narrazione dominante nei prossimi anni? La domanda è breve, ma la risposta... No, non vorrei dire stupidate. Mi piacerebbe saperla. Ci stiamo lavorando. Si sta sempre in ascolto per capirla. Però... No, direi cose superficiali. Se ce l'avessi te lo direi, giuro. Ma non in questo momento no. La signora. Niente, dico solo che mi sono trovata e non pensavo di trovarmi in questo consesso a parlare di azienda, perché forse non avevo capito che questo era il nocciolo, perché leggendo il titolo La capacità di comunicare ed avendo un professore come Alessandro Baricco pensavo di andare oltre, cioè un pochettino più in alto. E a tal proposito volevo solo appunto dire due cose. Che in Europa ci sono altre situazioni dove si va più in alto e quindi non si pensa all'azienda che produce, eccetera, per cui in Spagna c'è una legge che vieta di buttare il cibo avanzato, è vietato per legge, in Olanda, ad Haarlem, dal 2024 sarà vietato far pubblicità di carni o comunque di prodotti di origine animale, perché sono altamente impattanti gli allevamenti che la producono, e al pari anche di altri prodotti la cui produzione è altamente impattante. Su questo ognuno ha diritto di dire ciò che pensa, però anche così è il futuro, quindi anche non solo a come produco, cosa produco, ma io penso che per esempio anche a Brescia ci sono tantissimi giovani o meno giovani, io sono una mamma, ho due figlie che mi insegnano tutti i giorni, dalle quali imparo. Le mie figlie sono l'opposto di quanto è rappresentato finora, non sono le ragazze del fare, sono le ragazze del pensare, e loro mi stimolano sempre di più a pensare, e in questo momento mi sto anche emozionando se penso a loro, e quindi io volo molto più in alto su queste cose che potranno essere anche forse un giorno per l'Italia, e quindi mi auguro che i nostri governatori, i nostri governanti, o comunque anche noi, se faremo delle... Come dire, io ho provato ancora, la pandemia ha rovinato tutto, perché ci ha portato a picco e questi giovani sono veramente sprofondati altro, in altro, non nel fare ma in altro, e quindi hanno bisogno di supporto psicologico, sono stati aperti tanti sportelli per aiutare i giovani ora sono in questa condizione, non sono in quella che viene riportata dai padri fondatori delle aziende, che comunque avevano un altro dopoguerra di crescita. E quindi ho provato con la pandemia, per esempio, a fare una raccolta di firme, allora si chiamava change.org, mi sono subito trovata con gli haters, gli odiatori, che non mi hanno permesso di proseguire in quello che era il mio intento, ho dovuto persino fare una denuncia alla polizia postale, ho dovuto subito oscurare quello che era, che io avevo aperto col mio nome. No, una domanda, volevo dire questo. Se si può parlare, io ho voluto parlare e volevo sapere cosa ne pensa. Grazie. Il professor Baricco. Dipende sempre dalla cornice. Se torna, ci rivediamo al Salone del Libro e vedrà che parliamo delle stesse cose, ma in famiglie diverse. Questa è una famiglia ben precisa, questa è una famiglia che costruisce, che determina mondo, è una famiglia importante questa. E qui è giusto riflettere su alcuni temi. Quando raduniamo la nostra famiglia, quella dei libri, è altrettanto importante, ma molto diversa, e parliamo di altre cose, ma non c'è un pensare alto e un pensare basso, un volare alto, un volare basso. Io non ci credo tanto, francamente.